lasciamo la parte cartesiana, no? E terminiamo con Agostino, del quale, insomma, se chiedete a me, io posso dire bene, nel senso che come fa, potrei fare, no? A fare delle critiche alla persona che terminata in studio universitario ha avuto tutta la sua, diciamo, la sua formazione, la sua crescita, la sua maturazione, e noi siamo spinta in luce, il quale ho seguito tutte le ricerche che ha fatto, insomma, e che tutti voi conoscete. Io l'ho conosciuto dall'altro lato, no? Come dicevo prima, la stessa maniera in cui ho conosciuto la mia Gaspare, il mio figlio, e tra le persone che mi sono state vicine insieme a me, a Giulio Rosalini, che ormai che non sa perché, che era un grande giovane studioso, che ha avuto un problema. Ma non di questo voglio parlare, quindi qui io presentare io mi sembra che, insomma, è del tutto sarebbe ridondante. E ultimamente il suo libro, l'ultimo libro che è stato dedicato alle prove l'annunciazione dell'esistenza delle prove dell'esistenza di Dio del turismo nel XVII secolo, il titolo non ricordato, è stato presentato a Catalini e con me la mia dice è stato successo, è stato molto bene, è stata un'occasione importante di riflessione su questo importante che ha aperto la collana Pedro, quindi io sono doppiamente felice di questo. Per non continuare in questo, questa, no, questo come dire, in queste lodi di Igor Agostini, io gli do senz'altro la parola e lo ascolteremo su oggi parlerà per un po' subito. Ecco, il nazismo potenziale attuale sul passo della terza abitazione, questo è, permettimi, questa era una cosa che mi riporta ad un altro grande studioso, era lui che lavorava in questa maniera, io ricordo perché per capire sempre sul passo particolare della meditazione, quindi come dire, voglio vedere al confronto come vedete. Spieghiamo quello del fatto del nostro medio. È noto come i commentatori abbiano avuto da sempre difficoltà notevoli a offrire una ricostruzione coerente del mimetismo cartesiano. Lo rilevava di recente Alan Nelson nella sua voce Idea per il Descartes Cambridge Lexicon, rinviando agli studi di McCrea, Margaret Wilson, Nicholas Jolley, ovvero poche gocce nel grande mare degli studi che, almeno da Wilson in poi, gli studiosi cartesiani, certamente non solo di lingua anglosassone, hanno dedicato alla nostra. Soprattutto, le difficoltà di racconto in maniera esaustiva del realismo cartesiano hanno, ben prima che i commentatori dell'ultimo secolo, imbarazzato profondamente gli stessi contemporanei di Descartes, in particolare i commentatori delle meditazioni e, prima ancora, gli obiettori alle meditazioni che non rispondenti di Cartesio, ovvero coloro che hanno avuto il grande privilegio di discutere con Descartes di lei e che lo storico deve individuare, a mio avviso, come referente privilegiato per un'indagine che intende essere il più possibile esaustiva. Dove esaustiva non vuol dire certo soddisfacente, anzi, è proprio lo studio delle polemiche dell'epoca, così ancorate sulla discussione dei singoli passi problematici di Descartes, consente, mi pare, di prendere atto di quello che ritengo un fatto, che la difficoltà di una ricostruzione pienamente coerente del linearismo cartesiano affonda le sue radici nel testo stesso di Cartesio, ovvero sia nella compresenza di testi e più volte di istanze concettuali non facilmente integrabili l'una con l'altra. In questo intervento mi propongo, d'altro canto, neppure di offrire un'indagine esaustiva. Mi impedisce non solo il tempo destinato all'intervento sindacale, ma anche il fatto che un contributo di questo tipo presuppone un'indagine più ampia.
basata sulla ricostruzione di altre nozioni del pensiero cartesiano, almeno quella di idea, e non può dunque essere condotta isolatamente a proposito della sola nozione di matista. Questo è vero sempre in storia della filosofia, ma specialmente nel caso di nozioni in cui nell'autore non si dia una vera e propria dottrina, come accade, rilevo, nel caso dell'innatismo. Il mio obiettivo, quindi, molto più ristretto, è quello di mostrare quello che ritengo un vero e proprio sviluppo del pensiero cartesiano a proposito di un caso per schifo di idea innata, di idea di Dio, e di una fase cruciale del pensiero cartesiano, ovvero il passaggio dalle meditazioni alle seconde risposte. Pur nella sua restrizione, tuttavia, questo oggetto di indagine mi pare rivestire un'importanza particolare, perché ritengo che sia proprio a proposito dell'idea di Dio che vada localizzata quell'auto-interpretazione da parte di Descartes del proprio innatismo in una forma di innatismo potenziale e non attuale, che troverà seguito nei testi successivi, specialmente nelle note del programma Porta. Riprenderò qui, sviluppandole e in vista di un ulteriore successivo ampliamento, alcune delle tesi da me sostenute nel libro L'idea di Dio in Descartes, testo in cui sostengo la necessità di una lettura diacronica del pensiero cartesiano dalle meditazioni alle risposte, utilizzando il principio ermeneutico della neutralizzazione, se così posso dire, della lettura retrospettiva dei testi, ovvero della lettura di un testo cronologicamente precedente alla luce di uno cronologicamente successivo. L'idea, cioè, è quella di una relativizzazione del primato dell'autore quale interprete privilegiato del proprio testo. Questo privilegio certamente resta, ma deve essere riconosciuto all'autore solo dopo, ritengo, una lettura dei singoli testi condotta indipendentemente dall'autoesegesi retrospettiva, poiché l'autore non è sempre il miglior interprete di se stesso e comunque ne è sempre un interprete. Il punto secondo delle seconde obiezioni contiene una delle requisitorie più dure di tutto il ciclo delle obiezioni contro la tesi dell'idea di Dio. Si susseguono numerosi argomenti, tutti miranti a mostrare, contro la tesi cartesiana secondo cui l'idea dell'ente solo deriva da Dio, che essa può essere in possesso dell'io anche se Dio non esistesse o se non si sa che esiste. Anzitutto, infatti, argomentano, l'io trova in sé un fondamento sufficiente a produrla, vale a dire i gradi di perfezione che ne scontra, limitati in sé in altri enti e che estesi sino all'infinito conducono all'idea dell'ente perfettissimo. Inoltre, un principio su cui Descartes fonda la sua tesi, vale a dire che l'effetto non può avere perfezione maggiore della causa, è contraddetto da casi come quelli di mosche o altri animali o delle piante che sono prodotte da sole, pioggia e terra. Ancora, l'idea di Dio è un ente di ragione e, in quanto tale, non è più perfetta del Dio che la pensa. Chi avesse vissuto, argomentano i secondi obiettori, tutta la vita in un deserto, avrebbe forse in sé una tale idea? Non è forse vero che essa è ricavata dalle letture dei libri, dalle conversazioni con gli amici? I selvaggi, quali i canadesi e gli oroni ed altri, non hanno affatto una tale idea. La supposta idea di Dio può essere altresì formata attraverso l'osservazione delle cose corporee. Ma certo, non si tratta dell'idea di Dio, bensì dell'idea di questo mondo e quindi di un ente corporeo perfettissimo, alla quale manca ancora qualcosa per essere l'idea di un ente incorporeo spirituale. Se la stessa idea di un angelo può essere prodotta da noi e non da un angelo, del quale pur siamo più imperfetti, punto su cui gli obiettori continueranno a contestare apertamente il principio secondo cui nella causa deve esserci almeno altrettanto la perfezione che dell'effetto, come può allora non esserlo anche l'idea di Dio, visto che in senso stretto di Dio neppure la si ha un'idea, come neppure la si ha di un numero infinito, o di una linea infinita, e quant'anche la si abbia, quel numero in quanto tale sarebbe tuttavia possibile. Quest'ultimo è un argomento a forzione. Se non si ha l'idea di numero infinito, o se comunque un tal numero è impossibile, a maggior ragione non si può avere l'idea di Dio. La premessa maggiore di questo sillogismo ipotetico doveva essere largamente discussa nel circolo parigino coordinato da Mersenne, l'autore, almeno il principale, come sappiamo, delle seconde obiezioni, visto che se ne ritrova un'analoga anche nel Quod Deus Sit di Morel, che forse ha contribuito alla composizione delle seconde obiezioni e la cui opera era peraltro citata in una prima stesura di queste obiezioni. E, ancora largamente diffusa, era, attorno a Mersenne, l'ultima delle tesi proposte a Descartes in questo punto 2 delle seconde obiezioni, l'idea dell'unità e della semplicità, che, secondo quanto sostenuto da Cartesio nella terza meditazione, abbraccia tutte le altre. Quindi, l'idea dell'unità e della semplicità è prodotta solo da un'operazione dell'intelletto raziocinante, nel modo in cui sono prodotte, argomentano gli obiettori, le unità universali, che non sono nella realtà, ma sono nell'intelletto, come risulta nel caso dell'unità generica o di quella trascendentale. Già Pierpetti, infatti, in un fascicolo di obiezioni indirizzate contro il discorso, obiezioni che accenno alla prefazza del lettore, che, come sappiamo, fin quasi all'ultimo momento Descartes pensò di confutare pubblicamente al ministro delle meditazioni,
nel quale si è proposto di identificare la possibile fonte delle seconde intenzioni. Dunque, dicevo, già Pierpetit aveva sostenuto come derivante da un'operazione di assemblaggio da parte dell'Inno, compiuta a partire dalle cose particolari, l'idea delle perfezioni attribuite a Dio. E in Meditatio 3 l'attributo dell'unità si è introdotto da Cartesio proprio per rispondere a un'obiezione di questo tenore. Del resto, le seconde obiezioni non si presentano affatto, come invece accade in modo esemplare con le terze o con le quinte, come espressione di un preciso orientamento filosofico, ma con un qualcosa di molto diverso. È difficile infatti individuare una dottrina definita che accomuni il composito gruppo di difficoltà raccolte in questo punto secondo. Invece, se si sposta per un attimo l'attenzione dalla varietà degli argomenti alle loro conclusioni, si riscontra come le differenti obiezioni utilizzate contro la prima delle due dimostrazioni dell'esistenza di Dio e della terza meditazione convergano tutte su duplici obiettivi: il principio di causalità e la presenza in Dio, nell'io, dell'idea di Dio. Descartes, e vengo adesso alle risposte di Descartes, non avrà dubbi a ricondurre tutte queste difficoltà, quale a loro matrice comune, all'argomentario argomentativo degli altri. Al termine delle seconde risposte, ringrazierà anzi gli obiettori di aver accolto tutti questi argomenti, onde metterlo a corrente di tutte le possibili difficoltà mosse, per l'appunto, da derivatori coati. Super est iam ut ovis gratias agam, quam tam officiose et tam candide, non move orum que ipsis sensistis, sed etiam eorum que ad optretatoribus aut adis dici possere, monere me dignati sui. Come quasi sempre accade nelle risposte, anche la replica stesa risposta al punto 2 delle seconde obiezioni si sviluppa seguendo, quale filo conduttore, l'ordine delle difficoltà mosse dall'obiettore. Descartes comincia così col confrontarsi con l'obiezione secondo cui nel Dio c'è un fondamento sufficiente per formare l'idea di Dio, accordando senz'altro questo punto. Il testo lo trovate nell'handout. Nihil a me opinione diversum septis, ipse enim expresse dixi, ad finem terzi et meditationis, ante ideam mihi esse innatam, sive non ad unde quam a me inso mihi avvenire. La tesi che gli obiettori pretendevano di opporre a quella della terza meditazione è fatta coincidere da Descartes con quella sostenuta proprio nella medesima meditazione, verso la fine di essa, e cioè lì dove era stata conclusa per la prima volta l'innatezza dell'idea di Dio. Cito, avete nell'andante, super est tantum ut examinem coratione idealistam ad eo accede. Neque enim illam sensibus ausi, nec unquam non expectandi mihi adveni, ut solet rerum sensibilium idee, cum mister esse externis sensum organis occurrit, per occurrere di due bidet, nec etiam a me effitta est, nam, nihil abilla detraere, nihil ille superaddere plane possum, ac proide superest ut mihi sit innata. Individuare nell'io un fondamento sufficiente per formare l'idea di Dio è dunque la stessa cosa, scrive ora Descartes agli obiettori, che asserire, come alla fine della terza meditazione, che tale idea è nata, vale a dire che essa non deriva da altro se non da Dio. Questa equivalenza, che liquida l'opposizione pretesa dagli oppositori, è qui guadagnata da Descartes attraverso la statuizione di un'altra equivalenza espressa dal Sine, che media e rende possibile l'altra, quella fra innatezza e derivazione dall'io. Innatum sive avenisso. Eppure, questa seconda equivalenza costituisce in realtà meno un insegnamento della terza meditazione, come Descartes pur pretende, che una decisa interpretazione della stessa, e segnatamente del luogo in cui il filosofo, rinviava gli obiettori. Ma, infatti, almeno esplicitamente, l'idea dell'innatezza dell'idea di Dio era stata spiegata nella terza meditazione in quei termini, cioè innatum sive avenisso. Anzi, era stata definita per opposizione alla derivazione dall'io, derivazione che costituiva invece la caratteristica propria delle idee fattizie, fatte da me, in contrapposizione all'idea appunto innata. Il dato è attestato testualmente. L'espressione a me ipso designa infatti, in una terza derivazione, o le presunte idee fattizie, AT7-38, linea 7 o 16, o nell'aria via, le idee producibili dall'io, che si contrappongono appunto a quella di Dio. Cito, quantum autem ideas rerum corporalium nihil misli sculpturit quod sit tantum ut non dilato a me ipso potuisse proficisci. Ancora,
si autore si vee quia tamen tamparum realitatis mihi exhibet ut ne quidem illut amorre possi distinguere non vide oppure a me so essere non possi. Ancora intanto sola resta idea dei in qua considerando mesta an aliquid sit quod a me so non potuto fescisci. Lo stesso vale diversamente per l'espressione a me, come risulta ad esempio da un altro passo della terza meditazione, atti 7, 44, 9, 10. Qui il vostro affetto non è sta necesse tali come autore, ma me diverso, ma simile. Ne risulta che in questo passo delle seconde risposte va localizzata la prima occorrenza in assoluto in tutto il corpus cartesiano di opera stampa di quell'autointerpretazione, vedete, delle opere etiche, scusate, di quell'autointerpretazione della dottrina delle idee innate, delle meditazioni, si intende di innatismo non attuale, che da questo momento in poi il filosofo riproporrà di continuo dalle risposte che in più punti, anche in queste seconde, sino alle nuove in programma, che, come sappiamo, costituiscono una delle esposizioni più complete che Descartes ci ha lasciato del suo innatismo, pur non offrendo neppure una vera dottrina. Un'altra interpretazione d'autore, di questo si tratta, la quale determinerà, pardon, per retroazione, quella dei tanti lettori delle meditazioni contemporanei di Descartes. Così già i commentatori seicenteschi, glossando quel luogo della terza meditazione con Cartesio inviava secondo gli lettori, si spingeranno sino ad interpretare l'innatismo della terza meditazione nei termini di un innatismo di facoltà. Avete i testi dell'Andalo, il testo di Wittig, innata cum ipsa mea natura mihi sit indita facultas adeo cogitazione attingendi ipsum. E così era naturalmente Platone, innata, hoc est, quod adeo, creato a meus, come ipsa mea natura mihi data sit facultas ipsum illu creatore in cogitazione attingente. Ed è questa interpretazione, o comunque più generalmente un'interpretazione delle dottrine di Descartes nei termini di un innatismo non attuale, che dominerà anche nella letteratura critica cartesiana nei nostri giorni, con rare eccezioni. Penso ad esempio, se consento una breve nota critica, all'interpretazione di Beck, oppure quella di Williams, o anche quella di Clark, o anche più recentemente a Nadler, Lily Allen, di differente opinione, come poche voci, come Der Chappell, già citato Mecria, e per un tentativo di conciliazione tra queste due stati, tra queste due stanze, invece, si potrebbe andare dallo studio classico di La Porta a quello più recente di Deborah Boyle, Descartes on the Ideas, che scrive, e questo è il senso di questo intervento, ritiene che anche su questo punto specifico solo un'analisi diacronica possa rendere conto della molteplicità degli aspetti dell'innatismo. Del resto, mi connetto al fatto che Descartes sta stendendo in risposta alle obiezioni che abbiamo visto, le seconde responsioni fornivano una base testuale esplicita anche per leggere la dottrina dell'innatismo della terza meditazione nei termini precisi di un innatismo di facoltà. Il seguito del testo è di rimedio. Descartes continua infatti concedendo che l'idea di Dio può essere formata anche senza sapere che Dio esista. Quel che proprio non è possibile invece è che essa possa formarsi se Dio non esiste in realtà. Quindi si può formare anche se non so se Dio esiste, ma non si può formare se Dio non esiste, che è quel che è stato espressamente stabilito, dove si è avvertito che l'intera forza dell'argomento, e si sta riferendo alla fine della terza meditazione, risiede nel fatto che non sia possibile che la facoltà, facultas, di formare tale idea sia nel Dio, a meno che questi non sia creato da Dio. Ora, sulla prima questione, Cartesio si limitava a riprodurre tale e quale la dottrina delle meditazioni. Cito il testo: tandem ad aliquam prima deve devenire, aliquam causa, cuius causa sit instar arche, scusate questa idea, tandem ad aliquam prima ideam, debet devenire, cuius causa sit instar arche in quo omnis realitas formaliter continuatur. Questi invia tanti obiettivi. Dottrina che si ritrova tale quale, ad esempio, nella lettera del Mercelli del 28 ottobre del 40, che voi avete sempre nell'andato. Ma se gli dì che l'idea della morte sable e non conseguono contenere più terre, le dovrei essere consu, siedere a esemplare verità, il sondavoir lumese critica il contiene la mente. Invece, sul secondo punto, Cartesio si allontanava nettamente dalla dottrina della meditazione, nella direzione che riscontravo all'inizio del punto 2 delle sue risposte, e più in particolare
nella lettera del 24 maggio del 1640 a Regius, il quale, ricevuta dal filosofo una copia delle meditazioni, aveva sollevato una difficoltà analoga a quella che, più di 7 mesi dopo, muoveranno il secondo imperatore. Il medico aveva dunque obiettato che noi possiamo formare l'idea di un'infinita o almeno indefinita sapienza, potenza, bontà, quantità e di tutte le altre perfezioni che attribuiamo a Dio, a partire da quel qualcosa di sapienza, potenza, bontà, quantità che troviamo in noi. Ex eo quod in nobis, testo ce l'avete lì, sit alibi sapienza, potenza, bonitatis, quantitatis, nos formare idea all'infinite, versate di indefinite sapienze, potenze, bonitatis, e agliare un perfezionum, quelle attributo, e ut etiam ideam infinite quantitatis. Descartes concede tutto, quod totum libens concedo, e anzi aggiunge di essere pienamente persuaso che in noi non c'è altra idea di Dio di quella che è così formata. Plane mihi persuadio, non esse aliam in nobis ideam dei, quam que ho patto formato. Non esse alien, c'è solo questa, però non giunge. Se tota is me argomenti est quod contendam, me non posse esse talis nature, ut illas perfectiones, quelli nude me sunt, fossim cogitando in infinitum extendere, nisi originem nostra vaderemus amente in quo attue variantum infinite. Ut neque, ex inspezione esigue quantitatis, sive corpus finiti, posse concidere quantità di indefinita, nisi mundi etiam magnitudo esse versate messe potest indefinita. Il riferimento è alla seconda prova dell'esistenza di Dio della terza meditazione. L'incipit ne è anzi il calco testuale. Tota vis mei argomenti est, me non posse essere talis nature. Faccio il confronto testuale. Totaco vis argomenti neo est, fiero non posse ut existam talis nature qualis sum. Talis nature. Descartes sostiene dunque che tutta la forza del suo argomento consiste nel fatto che l'io non potrebbe essere di natura tale da estendere col pensiero all'infinito le perfezioni che è in sé, qualora non traesse origine da un ente in cui esse esistano infinite in altri, come neppure a partire dall'osservazione di una piccola quantità, ossia di un corpo finito, potrebbe concepire una quantità indefinita, a meno che la grandezza del mondo non fosse, almeno non potesse essere. Tal modo, nel momento stesso in cui si concede e si conferma che non c'è altro modo di formare l'idea di Dio se non mediante un'estensione indefinita delle perfezioni create, viene rilanciato il valore della dimostrazione dell'esistenza di Dio. Perché solo se esiste un ente in cui tali perfezioni esistano in atto, a Dio è possibile estendere le perfezioni di Dio. L'esistenza di Dio risulta cioè indubitabile in quanto più originaria dello stesso processo di ampliamento, quale sua condizione di possibilità. Si potrebbe dire quasi nella forma della causa sentale, che è evocata esplicitamente in un punto della terza meditazione e nella lettera messa in procitato. La difficoltà viene così paralizzata, ma non per opposizione, bensì per ritorsione. L'ampliamento, lungi dall'escludere l'esistenza di Dio, la implica. Tuttavia, al di là della sua forza argomentativa, una tale risposta non coincideva perfettamente con la démarche seguita da Cartesio nella terza meditazione, perché ciò di cui l'esistenza di Dio veniva lì ad essere garante era bensì sempre la natura dell'io, ma in quanto in possesso dell'idea di Dio e non in quanto tale da avere la facoltà di ampliare le perfezioni finite. La differenza nello sviluppo argomentativo dei due testi del medesimo incipit è netta. Se noi confrontiamo il testo della terza meditazione con quello della lettera Regius, come avete nell'andato, vedete che c'è una netta differenza nella testa. Talis nature, quali si sum, ne idea dei, in me abets idea dei. E di qua invece, talis nature, ut illas perfectiones, quei minuti in me sum, fosse incogitando in infinitum extendere. Qui era intervenuta una variazione decisiva. Nella terza meditazione, se Dio non esistesse, non potrei essere della natura che sono, ossia tale da avere in me l'idea di Dio. Invece, in risposta a Regius, se Dio non esistesse, non potrei essere della natura che sono, ossia non tale da avere in me l'idea di Dio, ma tale da poter estendere all'infinito le perfezioni. Ed è questa seconda strategia argomentativa che Descartes adotterà nelle seconde risposte, la quale era dunque calcata su quella della risposta a Regius, dove era stata sperimentata per la prima volta, e non sulla terza meditazione. Se non che,
Sin dalla prima risposta pubblica sulla questione, nelle seconde risposte che sappiamo, e nelle stesse prime battute della risposta al punto 2, Descartes lancerà retrospettivamente un'immagine ben precisa del suo pensiero sui problemi oggetto, come d'altronde su altri, un'immagine monolitica, concedendo nel passaggio che conosciamo l'esistenza nell'io di un fondamento sufficiente a formare l'idea di Dio. Descartes rivendicava a sostegno di una tale affermazione quanto sostenuto alla fine della terza meditazione, vale a dire, così come adesso il filosofo riproduceva quel passaggio, che omnem vim argumenti neo esse, quod fieri non possit, ut facultas idam istam formandi desit, misia Deus in creatus. Così, il punto è questo, richiamandosi alla terza meditazione, Cartesio non si limitava a impostare la difesa dell'idea dell'infinito sull'innatismo di facoltà, ma si impegnava ad ancorarlo testualmente. In questo modo, quello che proponeva non era solo un'autoesegesi come quella contenuta nella lettera Regius, bensì anche un tentativo di supportarla su base testuale. Per farlo, si spingeva sino ad una mossa inaudita, cioè a sottoporre a una modifica testuale il passo delle meditazioni. La vista argumenti, della seconda prova dell'esistenza di Dio, non ruota più sulla presenza nell'io dell'idea di Dio, ma sulla facoltà di produrla. Il confronto testuale è dubbio. Terza meditazione, che ce l'avete lì. Totaque vista argumenti ne est, quando gli Oscar fieri non posse, ut existam talis nature quali si sum, ne idem dei me abens, miserere Deus senza ne esistere. Di qua invece, citando la terza meditazione, perché il Teso la cita, no? Omnem vim argumenti neo esse, quod fieri non possi, facultas istam ideam formandi in esit, misia Deo sin creatus. D'altronde, questa linea argomentativa non sarebbe stata l'unica seguita da Descartes, neppure nelle stesse seconde responsiones. Ne utilizzerà, se non erro, almeno altre tre, non tutte pienamente sovrapponibili a quella adottata nelle meditaciones, seppur convergenti, questo mi pare essere, se non è il tema di questo intervento, quindi lo lascio come una considerazione finale, tutte convergenti nel rifiuto di un'interpretazione dell'innatismo in termini di innatismo attuale, che è anche il grande punto di comunanza con le terze risposte. È in questi testi che sono state composte le ossessioni, è in questi testi che va dunque rintracciata l'origine della configurazione assunta dalla dottrina, così chiamata, tra mille virgolette, dell'innatismo delle note di programma quota. In termini di innatismo non attuale, dottrina che trova d'altronde proprio nella discussione con lo stesso Regius, medesimo obiettivo polemico, all'origine del ciclo delle obiezioni e risposte, il suo primo momento di crisi. Grazie. Quindi, visti che ha pubblicato le risposte, le risposte.
le risposte, quindi tutto un'elaborazione che mi sembra molto importante. Quindi perché tu dici che parte tutta quella premessa sull'auto commentarsi, cioè non è che questa cosa di carta o questa riflessione di carta lei non ha scritto un testo sul negativo, se ho capito. Sì, sì. Quindi questo testo, qui abbiamo ascoltato una ricostruzione, diciamo, stato capace di far vedere come su questo tema, no, si può ricostruire questo testo, ma l'abbiamo visto all'interno di testi che sono testi diversi, no, in cui appunto sono state fatte delle opinioni, che rispetto a quello che era scritto c'è stato un ripensamento, sono state le opinioni che mi interessavano di più, diciamo, nel tipo di approccio di Ido, no? È sempre stato questo il punto fondamentale. Non ci sono le meditazioni, punto. Ci sono le meditazioni e ci sono le risposte, che non sono, diciamo, un calcolo di meditazione, ma sono una derivata. Quindi, più che diciamo, un'auto-interpretazione, è un punto di ritornare, magari confermando, magari, diciamo, andando avanti. Ecco, questo mi pareva la cosa importante. Sicché il natismo è un esempio, diciamo, l'avrei presentato come un esempio del tipo di lavoro che fa, del tipo di errore che si fa quando si pensa che uno legge le meditazioni di Sposetto e ha finito, cioè là abbiamo un caso. E mi fermo qui perché poi lascio agli ascoltatori presenti il piacere giusto di fare le domande a Ivoresi. Ecco, allora, qui il tempo, dite voi. Sì, brevissima, una domanda di ordine generale. Non pensi che la possibilità di dare di fatto due letture dei suoi stessi testi sia dovuta anche alla sottodeterminazione delle idee nate come vengono poi dice la terza meditazione, cioè per esclusione di ciò che viene dagli altri, cioè dalle coppie sensibili, cioè sono sottodeterminate nella loro natura, diciamo, si dice sono quelle che non vengono da fuori e che quindi vengono da me, ma in senso molto comprensiva, questa sottodeterminazione in partenza gli permette poi, certo è un po' non più teoricamente perfetta, ma comunque in qualche maniera legittimata, di proiettarci sia il possesso effettivo degli idee avrei che il possesso della facoltà che permette il possesso. Forse la definizione stessa delle idee nate è stata lasciata abbastanza indeterminata per poter accogliere poi le due opzioni, diciamo. Che cosa, scusa? Non so se è stato chiaro. Io sono d'accordo con questo. Mm-hmm. Sì. Cioè, che nella terza, all'inizio della terza meditazione, quando fa la regolarizzazione delle idee. All'inizio e alla fine della meditazione. In generale, quando appaiono le idee nate, la caratterizzazione che dà delle idee nate è lasciata su un livello di generalità, perché questo non è le idee, deve essere qualcosa che esiste oltre a me, quindi la distinzione tra le idee che vengono da me stesso e vengono da altri, quindi si mantiene una determinazione molto molto vaga che permette poi di accogliere sia facoltà che quindi possesso effettivo dell'idea, che non comincia vaga, diciamo. Sì. Io sono d'accordo su questa sottodeterminazione, però non penso, no? Sì, sono assolutamente d'accordo, lì anzi tengo già proprio l'avvio di un problema che poi come tutta la filosofia moderna, no? Però penso che non basti per salvarlo, perché poi è diverso il meccanismo di esplicazione causale che lui è costretto a far intervenire. La terza meditazione è costretto a far intervenire un condio che causa la realtà obiettiva. Sì. Invece poi in tutto il ciclo di risposte c'è anche uno spostamento su un altro luogo, no? Di quello che Dio causa è la produzione di questa facoltà in me. Proprio non c'è, viene meno in tutti questi testi in cui è spiegato il meccanismo di facoltà questo concetto di produzione della realtà obiettiva, della quantità di realtà obiettiva. C'è la zia che non c'è l'altro, è l'ordine della natura e poi grazie mille, bravo.
Era tutto molto convincente, ho un problema solo con come interpreteresti alla luce di questo il passo della quinta meditazione, che mi sembra che non citi. A un certo punto Cartesio dice, è il passo della renascenza. Sì. A un certo punto dice, dice comunque in nulla una delle cogitazione, un po' stanno in ente primo e sumo per cogitare. A quei idea tanquam ex mentis mei tesauro de prome. Ora, in questo passo che sembra andare verso la reminiscenza platonica, non sembra che l'idea di Dio sia in qualche modo in possesso attuale. Ora, Cartesio nel 1630, a più tarda epoca, credeva nel consensus omnium. Sembrava dire che ognuno avesse in atto l'idea di Dio. Questo passo però della quinta meditazione, andando verso la reminiscenza, non è la facoltà, però sembra escludere che ci sia l'idea in atto. Sì. E questo passo che è la meditazione, appunto, cioè come si inserisce in questa storia? Sì, tieni presente anche che io non penso che questo passo costituisca, come dire, un unico, cioè anche nella stessa quinta meditazione, quando introduce la seconda prova dell'esistenza di Dio, dice, attenzione, questa via è sicuramente evidente ed è impossibile che Dio non esista, tuttavia, poiché le cose sensibili accecano l'asce della mente, agis mentis, è la stessa difficoltà, questa idea non è sempre presente. Quindi quando io contesto il passaggio, questa interpretazione del medesimo potenziale, contesto il medesimo potenziale come ampliamento. Quindi non nego che il medesimo attuale possa essere condotto da una forma di reminiscenza, ma non c'è una forma di ampliamento, come invece pretende in queste risposte. D'accordo? Quindi la facoltà ampliabile. Il nihilismo attuale, secondo me, anche se il testo non è chiaro, in questo senso radicale non c'è mai, deve essere comunque suscitato. Quindi quando obietta a Hobbes gli dice con in anima est semper avest, e Cartesio gli dice quello io non l'ho mai creduto, secondo te quello era vero? Sì. Cioè Cartesio questo non era vero? Sì, 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 sì. Però non è una forma di ampliamento questa cosa, sì, perché sennò sarebbe costretto a negare il principio per cui io devo pensare sempre in alto. La mente pensa sempre in alto, e questo qui non lo rinnega mai. Okay. Bene, anche se qualcun altro si può dire. Merci, je suis loin d'avoir tout suivi, pour le moment purement matériel, social, la velocità. Mais c'était très intéressant et je pensais au déplacement que je crois qu'il marque entre la première présentation de la preuve par les effets et puis ce qu'on trouve dans la correspondance, mais aussi peut-être la suite de méditation, déplacement de la simple donation de l'idée, je trouve en moi l'idée. Oh, je forme l'idée, je suis capable de la former. Enfin, je suis capable de la former sous telle et telle condition, c'est-à-dire je ne pourrais pas la former en moi-même si Dieu me l'avait donné d'une certaine manière. Donc, il y a toute la question de savoir ce que c'est que cette formation de l'idée, qui n'est pas une composition, qui n'est pas une addition successive. Donc est-ce que c'est une pure et simple réminiscence, en même temps quelque chose qui est purement déproméré, tiré du fond de l'esprit, ou est-ce qu'il y a une action de l'esprit, nonobstant le fait que la sélection soit une passion, ça reste un point assez compliqué. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose, c'est une simple suggestion que je voulais soumettre, est-ce qu'il n'y a pas dans ce changement d'aspect, donc de la simple donation de l'idée à l'esprit à une forme de production, est-ce qu'il n'y a pas un déplacement comparable à celui qui affecte la preuve a priori dans ces reformulations des choses, c'est-à-dire quand, au lieu que je sois dit simplement que un jeu de
complètement par terre, ne peut pas manquer d'exister, que l'existence doit être une de ses perceptions, il y a une espèce de production de l'existence dans la suite causalité. La puissance infinie de Dieu est instituée comme la cause qui fait qu'on existe. Et donc un déplacement, une transformation d'un point de vue plus statique à un point de vue plus dynamique. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de parallélisme ici entre les preuves, dans le destin des preuves, et qui se comprendrait d'ailleurs en relation avec une convergence que Descartes indique parfois, parce que on dit tout, c'est la puissance infinie de Dieu, c'est la conception de cette puissance infinie qui est la racine de tout. Je ne sais pas si la question est très claire. Si, je crois, mais tu me diras si j'ai bien compris. Donc, sur le premier point, je suis d'accord sur le fait que cette manière de ampliation n'est pas vraiment jamais expliquée par Descartes. Mais une chose me semble sûre, qui marque la différence entre la troisième invitation et les réponses, c'est que dans la troisième invitation, au moment où Descartes définit les idées, le sens propre d'idée, c'est l'idée comme image, temps comme image. Comme image, temps, c'est sens propre. Par contre, dans les réponses, l'image, c'est pas tout le sens. Le sens, c'est l'idée comme acte. Voilà, tout à fait. Et pourquoi il y a ces changements? Moi, je pense que les changements à son origine dans la difficulté de justifier l'idée imago de Dieu. Et en fait, avec Hobbes, c'est ça, c'est tout le problème. Le glissement, c'est à propos de l'idée de Dieu qui détermine par rétroaction le glissement du premier sens d'idée au deuxième. Une fois que l'idée de Dieu a été déplacée dans le sens d'idée comme imago, dans le sens d'idée comme acte, c'est difficile d'expliquer en quoi cette faculté assembliante consiste. Et là, j'ai des difficultés. En fait, je ne suis pas arrivé à donner une explication cohérente. Mais je pense que sur le même point, c'est indiscutible de mon point de vue. Il y avait dans ce cas, comme pour la preuve a priori, le passage d'un point de vue plus statique à un point de vue. Oui, oui. La différence, c'est que là, je dirais, dans la preuve a priori, il y a une dynamique intérieure à la nature de Dieu. Pas tellement dans la présentation d'un mouvement, dans la cinquième méditation. Non, non. Après, oui, mais je veux dire, la preuve a priori, c'est un dynamisme, à partir de la première réponse, à l'intérieur de la nature de Dieu, et pas de l'idée. Tout à fait. Ici, c'est un dynamisme dans l'idée. Oui, je suis. Donc, mais quand même, si on veut souligner l'existence d'un dynamisme proportionnel, je dirais oui. Ouais. Juste un mot sur ça. Tantum imago, oui. C'est pas une image. Oui, oui. Yes. Une image. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a une référence en dehors de la semaine. Et il me semble que même avec le futur Hobbes, qui c'est sûr des caractères rejetés, il n'y a pas de problème pour Dieu comme tant par imago de Dieu. Oui. Tant que l'imago, c'est sûr qu'il rejette ça, puisque l'idée, c'est jamais une imagination, surtout l'idée de Dieu, mais c'est l'idée comme subjectum. L'idée, quand je dis dans la présentation, quand j'ai une idée, il y a quelque chose qui constitue les subjectum, c'est-à-dire l'objet de mon acte et l'acte. Tant comme image, c'est l'idée comme objet, même si vous utilisez le mot d'abord subjet. Donc c'est tant quand je suis d'accord, mais c'est l'idée comme objet, donc comme contenu. Vabbè, noi devo dire che questa
questa promessa di chiamare possa dar luogo a questo allora, si chiude qui questa bella giornata dedicata a questo soprattutto a domani invece si parla di terminiamo con la tavola rotonda dei giovani, diciamo, ok?